Salve, buongiorno, benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Te lo dico io, la vostra pillola di cinema da mandar giù tutta d'un fiato. Oggi vi parlerò delle uscite in sala della seconda metà di ottobre. Siete pronti? Siete caldi? Partiamo alla grande, ragazzi, con Halloween. Jamie Lee Curtis torna all'iconico ruolo di Laurie Strode, che giunge allo scontro finale con Michael Myers, l'uomo mascherato che le ha dato la caccia da quando era sfuggita per un soffio dalla carneficina della notte di Halloween avvenuta 4 decenni prima. Brividi, l'ho trovata in sala dal 25 ottobre. Alla regia David Gordon Green, il regista del recente e toccante Stronger, e io sono più forte. E ora andiamo direttamente alla notte di Halloween, quindi al 31 ottobre, data in cui escono ben 4 pellicole. Iniziamo quindi con First Man. Sulla scia del grande successo di La La Land, vincitore di 6 premi Oscar, il regista premio Oscar Damien Chazelle e il protagonista Ryan Gosling tornano a lavorare insieme nel film First Man, che narra la vincente storia della prima missione della NASA sulla Luna, focalizzandosi sulla figura di Neil Armstrong e sui 10 anni che precedono la storica missione dell'Apollo 11. Altrimenti passiamo a Hellfest, un classico del teen horror immancabile ad Halloween. Un parco di divertimenti a tema horror diventa un vero e proprio inferno quando un serial killer mascherato decide di usarlo come territorio di caccia. A farne le spese un gruppo di amici, mentre il resto degli avventori continuano a pensare che sia tutto parte dello spettacolo. Ma se l'orrore non fa per voi, possiamo sognare una favola magica? Grazie a Lo schiaccianoci e 4 regni. Tutto ciò che Clara desidera è una chiave unica nel suo genere, in grado di aprire una scatola che contiene un dono inestimabile. Un filo d'oro ricevuto durante l'annuale festa natalizia del suo padrino Drosselmeyer la conduce verso l'ambita chiave, che però scompare immediatamente in uno strano e misterioso mondo parallelo. È qui che Clara incontra un soldato di nome Philip, una banda di topi e i reggenti che governano 3 regni: la terra dei fiocchi di neve, la terra dei fiori e la terra dei dolci. Firmato Disney con Keira Knightley, Morgan Freeman e Helen Mirren. E chiudiamo invece sempre il 31 ottobre con Quello che non uccide. Dopo un adattamento svedese e un remake americano, torna la saga letteraria di Millennium sul grande schermo, di nuovo Made in USA, con un nuovo adattamento dell'omonimo ultimo bestseller di Stieg Larsson. Lisbeth Salander, figura di culto e personaggio principale dell'acclamata serie di libri Millennium, tornerà sul grande schermo. La vincitrice del Golden Globe, Claire Foy, e protagonista della serie The Crown, interpreterà l'iconica hacker sotto la direzione di Fede Alvarez. E questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato. Fatemi sempre sapere in un commento qui sotto qual è il film che non vedete l'ora di vedere e quello che non vedreste manco gratis. Iscrivetevi ai social e al canale di Screen Week e venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks e su www.violetta.rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!